Vivian, penso conosciate tutti, che oggi ci parlerà del come pre della prevenzione dei principali rischi di infortunio nell'orienteering. Prego Lorenzo, prendiamo dalle tue labbra. Addirittura. Beh, grazie qua dell'invito. Io faccio subito partire la presentazione. Allora, che aspetta, che prima di far casino, dimmi se faccio giusto. Aspetta, eh. No, ho sbagliato. No, sì che parte. Ok, tac. E non ho sbagliato. Tac. Sì, Ok. aspetta, è partita. Ci siamo? Boh. Allora, niente, oggi vediamo un po' di parlare appunto sulla prevenzione degli infortuni dell'orienteering e in generale sarà comunque come dire, anche parlare dello sport in generale, ecco, perché comunque alcune cose le ritroviamo anche negli altri sport. E quindi però con un po' di focalizzazione anche su appunto sull'orienteering, il nostro bello sport. E ovviamente quando noi ci mettiamo a fare del movimento, ecco, c'è cioè una cosa comunque importante, ecco, fare movimento per tanti motivi. Ovviamente il movimento ci permette di star bene, potenziare cuore, polmoni, lavorare diciamo anche sulla prevenzione di alcune malattie. Lavorare sulla prevenzione dell'obesità, insomma, di tante cose che ci permettono di stare bene e quindi è importante farlo. Però c'è un piccolo problema che quando noi ci tocca, diciamo, fare sport e il rischio zero del non infortunarsi è impossibile. Un po' durante la carriera qualcuno di voi è già capitato, presumo a me un sacco, ma perché io sono vecchio, e quello di infortunarsi, ecco. E quindi dobbiamo esserne consapevoli, anche perché poi vedremo l'infortunio è un elemento talmente multifattoriale e, come dire, viene causato da un sacco di motivi che è frequente, insomma, ecco, poi ci sono quelli fortunelli, però sono rari. Qui avevo messo una piccola ricerca, che non era ricerca, era un sondaggio che avevo trovato, non so se era un settimanale da qualche parte, abbastanza base, però era carina perché metteva in luce, vabbè, gli infortuni nello sport. E c'era il 71% di infortunati nel calcio, che è quello solitamente quello più traumatico, quindi attenzione quando fate la partitella tra amici, ok? E poi il basket, via di seguito, fino ad arrivare all'ultimo, che è darts, ovvero freccette. E se vedete, anche con le freccette comunque ti segnano il 18% di infortuni. Quindi anche in uno sport che è direi abbastanza, sembrerebbe abbastanza semplice e non è così e ci si può infortunare anche facendo quel tipo di sport. L'altra cosa che avevo segnato, che vedete in basso a destra, era che comunque nonostante appunto ci fosse stato l'infortunio, il sondaggista chiedeva se era stato più attento l'atleta dopo l'infortunio come dire, a prevenirlo. Il 61% comunque ha detto no, proprio non se ne, cioè, se ne sbattevano altamente gli atleti di questo infortunio e quindi insomma è una, come dire, una malattia proprio degli sportivi quella di non prevenire. E quindi noi ci infortuniamo perché tendenzialmente facciamo sport e diciamo che il fare sport, o meglio, il corpo umano non è stato fatto per fare sport a livello agonistico, è stato fatto per fare movimento, per fare, sì, diciamo, attività, ma comunque lo sport è comunque un sovraccarico. E come vi dicevo, vi avevo un attimino accennato prima, la multifattorialità dell'attività fisica rende la possibilità di avere un infortunio abbastanza, non dico sicuro, però frequente. Prima di
sì, ci addentriamo un po', ecco, nel conoscere lo sport, ecco, e nel conoscere in questo caso la nostra, come del nostro sport, l'orienteering e le sue criticità, e perché ogni sport ha un po' le sue caratteristiche di infortuni, e conoscere quale, diciamo, infortunio può essere più ricorrente, ci permette di focalizzarci di più su determinate aree, ad esempio di aree anatomiche che vengono sovraccaricate e che quindi poi ci portano appunto ad avere l'infortunio. Solamente un attimino per definire i numeri che ci sono di infortuni in Italia, e qua abbiamo insomma una carrellata di infortuni che dal più frequente, ok, che è la caviglia, poi il ginocchio, mano, polso e via di seguito. Abbiamo anche qua, vediamo il calcio come sport più traumatico. Ah, questa è una ricerca Istat del 2015, e appunto il calcio anche qua viene indicato come sport più traumatico. L'atletica viene abbastanza in là, diciamo, come traumatologia. E altra cosa, appunto, il problema, diciamo, nell'atletica, ecco, mette in risalto come ovviamente gli arti inferiori sono la parte più diciamo rischiosa, la parte che rischia di più, e vediamo che la distorsione, la lussazione della caviglia è comunque la più frequente come trauma. Nell'orienteering cosa succede? Un attimino solamente per dividere due tipi di trauma, che poi sono quelli più, cioè le due grandi aree, ecco. Uno è il trauma acuto, e qua abbiamo la distorsione di caviglia, ok? E quindi il trauma acuto avviene quando siamo impreparati ad un evento, che sia appunto il terreno sconnesso, che sia lo scontro con un avversario, porta a un sovraccarico dell'organismo. Qua ad esempio il povero atleta si è anche fratturato il metatarso e porta appunto a un infortunio. Qua invece abbiamo l'altra grande categoria, che è quella dei traumi da sovraccarico, definiti overuse, che dove, ecco, io ho messo questa immagine per spiegare un po' cosa accade in questi traumi. Abbiamo qua il fiume che lentamente è riuscito a scavare nella roccia una valle, un canyon. E stessa cosa è quello che accade nei traumi da sovraccarico. Quindi è un trauma più subdolo, che compare senza particolari motivi, senza cause apparentemente valide, e per questo motivo tante volte viene sottostimato. Quindi tante volte questi traumi, diciamo, ma si passerà, ma si sarà una cosa che mi continua ad allenare, e poi dopo un mese mi arrivano qua gli atleti e mi dicono: oh, è da un mese che ho male. E quindi una cosa carina sarebbe comunque stare attenti ed ascoltarsi un po'. E in effetti io vi chiedo di tenere, o di, come dire, ricordarvi una regola, che tendenzialmente è abbastanza, non so, affidabile, e è la regola dei 3 giorni. Quindi se un dolore, diciamo anche abbastanza intenso, non è che dico il dolorino, però un dolorino abbastanza intenso che compare senza appunto apparente motivo e vi dura per più di 3 giorni, pensate di far qualcosa, quantomeno rallentare gli allenamenti o quantomeno sentire qualche consiglio, ok? E quindi ecco, questa regola dei 3 giorni comunque ogni tanto ricordatevela se potete. Se andiamo un pochettino più nello specifico, ok, nell'orienteering, quindi ho messo qualche ricerca, perché non mi ricordo più, ok, ho messo qualche ricerca dell'86, tutte e due, quindi sono un po' datate, però poi i risultati sono abbastanza simili anche a quelle più recenti. E in queste due ricerche
E la cosa che mettevano in risalto appunto i ricercatori era che si aveva gli infortuni più acuti nella fase agonistica, e ci sta, invece quelli da sovraccarico soprattutto nella fase di invernale primaverile, quindi nella prestagione, diciamo, nella pre-season. E il trauma ricorrente più frequente ovviamente la caviglia, la distorsione, e invece i traumi da sovraccarico più ricorrenti erano la periostite, quindi il dolore anteriore della gamba, le tendiniti e la sindrome della bandelletta iliotibiale, che è un dolore, diciamo, laterale al ginocchio. Qui ho messo invece un'altra ricerca che mi sembrava carina, e visto che abbiamo visto prima la staffetta, questa riguarda solamente una staffetta, che è la Jukola, e era stata fatta nel 97 proprio solo su quel tipo di evento, quindi soprattutto su traumi acuti, e anche in questo caso il 25% degli infortuni erano distorsioni di caviglia. La cosa carina che mi è piaciuta inserire è che avevano visto che tendenzialmente la prima frazione era quella dove c'erano più infortuni, uno per, diciamo, il fattore agonismo, corriamo vicino a qualcuno avversario, quindi tendiamo a come dire, essere più competitivi e a dare un po' di più magari. L'altra cosa era anche un discorso riferito alle scarpe, perché in quell'anno, non so se era usanza in quegli anni, però la prima staffetta veniva utilizzata senza scarpe chiodate e quindi dava una possibile problematica e una possibile causa dei maggiori infortuni proprio al fatto di non avere i tacchetti. Qua invece abbiamo ricerche più recenti che riguardano oltretutto gli adolescenti. Qua, diciamo, in linea di massima, riassumendo, abbiamo soprattutto, mettevano in risalto come c'erano soprattutto per il 70% infortuni da overuse, quindi da sovraccarico, mentre le lesioni acute erano un po' meno, erano il 30% in generale. E qua parlavano di zone a rischio come il ginocchio e la caviglia, ok? E anche in questo caso come dire, il periodo di maggior infortunio era sempre di maggior infortunio per i traumi da sovraccarico era la stagione, la pre-season, quindi inverno e primavera. E quindi diciamo che, riassumendo un pochettino quello che abbiamo visto su queste piccole ricerche, che comunque non sono tante, però ci sono queste, poi ce ne saranno altre, però io ho trovato queste, e possiamo, come dire, vedere che ovviamente gli arti inferiori sono i maggiormente coinvolti, caviglia e ginocchio ovviamente sono la nostra area su cui dobbiamo prestare più attenzione, e la stagionalità, quindi stare attenti e quindi fare prevenzione nella fase prestagionale per i traumi di sovraccarico, mentre nella fase di agonismo per i traumi acuti. E un piccolo accenno magari anche al discorso scarpe, che poi comunque vedremo, e magari avere comunque a portata le scarpe chiodate, perché non ce le ha, che può sempre essere un qualcosa che si è visto almeno in quell'unica ricerca, quindi non è granché, però può essere utile. I fattori di rischio per gli infortuni sono tanti, ok? Io ne ho messi alcuni, ma a dire la verità ce ne sarebbero altrettanti. L'età, il sesso, le caratteristiche anatomiche di ognuno, e queste sono non modificabili, ok? Non possiamo cambiarle, a meno che uno non cambi sesso, ma sono scelte personali. E no, una cosa ad esempio che mi ha, come dire, mi ha colpito proprio per il discorso della multifattorialità degli eventi, dei traumi, è che ad esempio per quanto riguarda appunto il sesso, una ricerca che era stata fatta sui traumi del legamento crociato anteriore ha messo in evidenza come
in quel legamento, ma poi sono anche gli altri, per loro avevano evidenziato quello, e per il sesso femminile c'era, c'era più facilità di traumatizzarlo nella seconda fase del ciclo, e nella seconda fase del ciclo c'è un discorso ormonale che rende i legamenti un pochettino più lassi, un pochettino più morbidi. Quindi veramente basta anche che una ragazza corra e magari è sfortunata, subisce la distorsione in quella fase del ciclo con i legamenti che sono un filino più lassi e un filino più morbidi, e può subire un infortunio, quando invece nella fase precedente, nella, come dire, nel periodo precedente al ciclo, non lo avrebbe l'infortunio. Quindi veramente la multifattorialità degli eventi traumatici e degli infortuni è molto, molto grande, insomma. E poi ci sono invece i fattori di rischio, quelli più alla nostra portata, diciamo, più modificabili. E appunto abbiamo l'attrezzatura, abbiamo i carichi di allenamento, la postura, e su questi fattori cercheremo un attimino di analizzarli per poter fare anche della prevenzione. Ecco, io qua ho messo le prevenzioni esterne, non so se poi lo capirete cosa volevo dire, però nel senso che attraverso queste cose, diciamo, questi consigli, questi accorgimenti che vengono dall'esterno, possiamo prevenire appunto gli infortuni. E qua partiamo appunto al cosiddetto, cioè a quello che avevamo già detto prima, al discorso delle scarpe. E, per quanto riguarda le scarpe, è importante avere delle scarpe buone per il proprio piede, diciamo giuste per il proprio piede, ok? Perché ovviamente ognuno ha un proprio piede e è giusto avere la scarpa adatta. Avere delle scarpe che possono essere, diciamo, che non sono consumate troppo. C'è chi dice dai 400 agli 800 km devono essere cambiate. E lì dipende anche tanto dal peso della persona, dall'utilizzo che uno ne fa, però è importante averle buone. E altra cosa che mi verrebbe da dire è avere più varietà di scarpe. E quindi, non so, nel mio caso io ho la scarpa per il veloce, veloce medio, veloce relativo, e la scarpa per il lungo, la scarpa per i trail e la scarpa di orienteering. Ok, questo permette di comunque di tenere la scarpa sempre, come dire, non sempre sovraccaricata troppo, ok? E allo stesso tempo possiamo dare un po' di stimoli diversi al piede. E quindi anche quello è una buona cosa. Il terreno di allenamento è un altro elemento su cui noi possiamo aiutarci per prevenire. Ricordatevi appunto che comunque quando noi corriamo su asfalto, l'asfalto è più duro e quindi tendenzialmente carica maggiormente sulle articolazioni. Ovviamente abbiamo le scarpe che ci permettono di sopperire a questa rigidità, però il piede umano sarebbe stato fatto per avere un po' di variabilità. Il terreno, non so, i sentieri, il bosco, questo ce lo permette, ok? Quindi una cosa secondo me importante nella prevenzione a livello di terreno che noi possiamo fare è quello di variare un po' la superficie, ok? E cercare di fare in modo che avere variabilità sia come tipo di terreno, appunto bosco, sentiero, strada, e anche direi salita e discesa. Noi qua in Trentino non abbiamo grandi problemi, ok? Però utile ricordarlo, quindi cercare di non essere troppo monotoni. Altro aiuto che ci possiamo dare dall'esterno è il tape, e qui vabbè, io ho messo una persona che è sulla destra, vedete, una persona che ha esagerato un po' col tape, e qua ecco, è giusto usarlo se necessario. La cosa che vi chiedo però è di non abusarne troppo, perché ok, abbiamo fatto l'infortunio, magari abbiamo per un periodo la necessità, però se usiamo troppo il tape rischiamo anche di far perdere la capacità del piede ad essere, tra virgolette, autonomo e quindi a controllare bene la situazione nel momento in cui non abbiamo il tape, perché se teniamo troppo tempo il tape, i nostri recettori del piede
è come se si disallenassero e quindi perdessero la capacità di reagire, okay, al terreno sconnesso. Quindi, per carità, ripeto, se c'è bisogno, se c'è anche una lassità di base nei legamenti, benissimo, si mette il tape, si tiene il tape e si corre col tape. Però che non diventi troppo un utilizzo per avere troppa sicurezza, perché quello potrebbe essere un fattore che ci indebolisce e che poi ci può far creare l'infortunio nella nostra carriera, insomma, nel futuro. E poi appunto l'ho definite prevenzioni interne, non so se appunto è chiarissimo, però quello che realmente poi noi possiamo fare col nostro corpo, okay, per prevenire e aiutarci a non cadere, diciamo, nell'infortunio. Qui, ecco, una cosa molto importante è il carico dell'allenamento, perché il 75% degli infortuni sono da sovraccarico, e si è visto che il 70% di questi infortuni da sovraccarico sono dati dal carico dell'allenamento esagerato. E qua il carico può essere esagerato sia come lunghezza sia come qualità, quindi come velocità, e anche una cosa molto importante è non avere il riposo corretto, ok? E diciamo che la figura che potremmo prendere come esempio è un po' questa, dove ovviamente qua il ragazzo, l'atleta, si allena, c'ha un attimo di recupero, però poi diciamo parte subito perché ha voglia di fare. In questo modo, oltre a diminuire il rendimento della performance, abbiamo anche un maggior rischio di infortuni, ok? Quindi una prima cosa che dovete fare attenzione è avere un carico dell'allenamento idoneo e corretto, va bene? Altra cosa fondamentale che possiamo fare noi è, e dobbiamo fare, mi raccomando, dobbiamo fare, è il riscaldamento. E la base del riscaldamento è l'aumento della temperatura a livello dei muscoli, del corpo, soprattutto dei muscoli. Il riscaldamento si è visto che aumenta l'ossigenazione del muscolo, aumenta la sua reattività, aumenta la capacità di scambi metabolici, di scambi, diciamo, energetici, quindi di essere più pronto a buttare fuori energia. Questi tre punti li ho messi come routine che potremmo fare. Una prima parte di mobilità articolare, proprio per sciogliere un po' le articolazioni, partendo dalla caviglia, dall'anca, la lombare, ok? Un'attivazione dove abbiamo più un momento di corsa che è un po' sostenuta, mi raccomando, senza esagerare, e inserirci anche qualche allungo. Ho scritto non superiore ai 10 secondi, perché se li facciamo troppo lunghi rischiamo di intaccare le nostre riserve energetiche e quindi perdere un po' di energia per la successiva gara. Okay? Quindi attenzione a non esagerare. E poi un po' di stretching, però attenzione a fare possibilmente quello dinamico. Io per quello dinamico, aspetta, adesso vedo se funziona il video. Funziona? Sì, sì, c'è, lo qualcuno? Vediamo. Ok, lo perfetto. Vediamo. Ok, e questo è lo stretching dinamico. La signorina non è che lo faccia poi benissimo, però è tanto per farvi l'esempio, ok, di come dovrebbe essere quello dinamico. Quindi molleggiando, tra virgolette, il corpo, diciamo, in questo caso abbiamo l'allungamento dei muscoli adduttori e abduttori della gamba,
E mi raccomando, anche qui non esagerare troppo per evitare di stirarsi, però questo è lo stretching da fare prima della gara. Quello statico, che è quello classico che noi vediamo fare, non so, appoggiandoci all'albero, okay, o abbassandoci per distendere la muscolatura posteriore, se fatto per troppo tempo si è visto, e poi lo vedremo, si è visto essere deleterio, diciamo, per la performance, e non essere così preventivo come pensiamo, ecco, perché poi vedremo lo stretching ha perso un po' di importanza. Qui, ecco, si passa alla tipologia dell'allenamento, e per tipologia dell'allenamento parlo di, chiamiamoli, esercizi che possiamo fare per, appunto, per la prevenzione. Qui ho messo questa ricerca che è molto gagliarda, nel senso molto gagliarda, ha coinvolto tante persone, è una, mamma mia, come si dice, è una revisione sistematica di più ricerche, quindi ha coinvolto un sacco di persone, mi sembra 26.000, e questa ricerca ha cercato di mettere assieme tre modalità di prevenzione, tre allenamenti che potessero prevenire gli infortuni. Uno era lo stretching, uno era il potenziamento, uno era la propriocezione, e poi aveva messo l'insieme di queste tre e aveva confrontato cosa ne veniva fuori. Si è visto che alla fine lo stretching è l'attività, diciamo l'allenamento, che previene di meno, mentre l'allenamento propriocettivo, ma soprattutto l'allenamento di potenziamento, è quello che è risultato più importante per la prevenzione degli infortuni. E quindi, ecco, adesso cercheremo di leggermente, insomma, poco, di analizzarli uno ad uno per spiegarli un po', ecco. Prima però un attimo, un piccolo accenno a questo tipo di, come dire, una metodologia che, prendendo spunto da quella ricerca che era stata fatta, il calcio, perché qua è una metodologia che si chiama FIFA 11 Plus, e che ha messo assieme un po' di esercizi di potenziamento, di equilibrio, appunto di pliometria, mettendoli assieme per cercare di prevenire gli infortuni. E con questo tipo di metodologia si è visto che il 40%, cioè si è visto che c'era un calo degli infortuni del 40%, e tante squadre di calcio adesso lo utilizzano, questo tipo di allenamento. Qua ho trovato anche un qualcosa un pochettino specifico per l'orienteering, non c'era scritto granché, e quello che dicevano è che inserire un programma di esercizi di equilibrio e di salti almeno due volte alla settimana si era visto che poteva prevenire gli infortuni. E quindi vedete come mettere assieme più tipi di allenamento durante la nostra preparazione può essere comunque importante, e deve essere una delle cose che noi facciamo sicuramente per quello che vuol dire prevenire gli infortuni. Qui, partiamo con rinforzo muscolare. Non mi soffermo tanto sul rinforzo muscolare, diciamo, da palestra, ok? Perché comunque per rinforzo muscolare dobbiamo comunque pensare di inserire nel nostro allenamento anche dei pesi. Qua mi raccomando, se inserite dei pesi dovete comunque essere seguiti, e mi raccomando calibrarlo in base all'età, perché più si è piccoli più si tende a evitare di utilizzare i carichi, e di solito si inizia dai 15 anni, magari anche un po' prima, però senza forzare troppo le tappe. Prima, secondo me, è meglio divertirsi, ok? E ecco, una cosa importante, mi raccomando, nel voler fare il rinforzo muscolare, cercare sempre di allenare
sia gli agonisti, quindi sia i muscoli che sono i principali nella nostra attività, quindi non so, nella corsa, il quadricipite, il polpaccio, però anche i muscoli antagonisti, quindi quelli che, come dire, stanno dall'altra parte, okay? Quindi gli estensori della coscia, ad esempio, per fare in modo che ci sia un equilibrio a livello della muscolatura. Non dobbiamo potenziare solo una parte dei muscoli, ma dobbiamo cercare di dare un equilibrio a tutta la muscolatura che vogliamo potenziare. Una cosa però che ci terrei e per la prevenzione si è vista essere importante è un rinforzo muscolare, ma basato su, su questo core. Il core è come dire, la parte centrale, è l'addome, e questo core, questa struttura che è formata da vari muscoli che adesso vedete segnati lì, e ci permette di trasferire in modo equilibrato le forze agli arti, ok? Quindi alle gambe o alle braccia, a noi ci interessa ovviamente di più le gambe, e le ricerche hanno messo in evidenza come prima di un movimento, quindi mettiamo caso io sollevo la gamba, prima di questo movimento il core, questi muscoli dell'addome si contraggono per dare stabilità. Se si è visto in altre ricerche questo, come dire, questa sequenza non è precisa, quindi magari io prima sollevo la gamba e poi contraggo i muscoli del core, si è visto che è più facile avere lombalgie, quindi dolore di schiena e quindi infortuni. Quindi mi raccomando, una base, diciamo, importante nel nostro allenamento e nella nostra prevenzione passa attraverso questi tipi di esercizi. E qua ne vedete alcuni, qualcuno di voi probabilmente li conosce, è il plank laterale, questo adesso non mi ricordo come si chiama, certo lo chiamano Superman ma ha altri nomi, e hanno l'obiettivo comunque tutti di potenziare l'addome e i muscoli che abbiamo visto prima. L'altra diciamo, metodica che veniva consigliata era la propriocettiva. E la propriocettiva è quello strumento, diciamo, che noi utilizziamo per appunto salvaguardarci dagli infortuni attraverso l'utilizzo tante volte di piani instabili. Il nostro elefantino qua è su una palla e come l'elefantino anche noi possiamo cercare di mantenere l'equilibrio su piani instabili. E questo tipo di instabilità permette di stimolare dei riflessi, che sono i riflessi stabilizzatori del corpo. Noi li alleniamo, ok, facendo questi tipi di esercizi, e in questo modo riduciamo i tempi di reazione. Quindi siamo più pronti a eventuali movimenti bruschi o appunto noi pensiamo al discorso della distorsione di caviglia. Se noi siamo reattivi, la distorsione di caviglia è meno facile che capiti, perché il piede ritorna subito nella sua posizione. Se invece abbiamo delle poche capacità, non siamo tanto allenati, non abbiamo allenato tanto questi riflessi, rischiamo poi di subire l'infortunio. Ecco, io qui adesso non so se si vede, non so se magari si sente anche la musichetta, però vabbè, ditemi se si sente la musichetta, che così dopo, per un video dopo, so se funziona o meno. Questo è un primo esempio di gente poco allenata. Io non riuscirei neanche a fare quello che fa lui, ok? Però dopo vedrete un altro video e lì vedrete un po' la differenza. Quindi adesso intanto vedete questo. Si vede il video? Sì, si vede e si sente anche la musica. Ok. Qua il Poretto ci prova. Qua ce la fa quasi, ma il migliore è l'ultimo, che è questo, che fa una scapozzata di quelle epiche. E devo dire però, ecco, lui ci prova e devo dire che io non riuscirei neanche a saltarci su. Quindi, già bravo, non è che voglio prenderlo per il culo, ma era per farvi vedere invece quest'altro video che vi faccio vedere. E questo è un filino un po' più bravo.
Ecco qua, quindi avete visto come ci si può allenare. Questo qua deve essere un atleta della nazionale di sci svizzero, no, credo svizzero, e vedete come una capacità di controllo dell'equilibrio, che comunque parte molto anche dalla caviglia, e cioè è riuscito a fare delle cose che devo dire notevoli, ecco. E quindi mi raccomando, la propriocettiva tenetela a conto proprio anche per il nostro tipo di sport. Una grande reattività ci permette proprio di rispondere in maniera immediata a eventuali movimenti che poi ci porterebbero ai traumi. E arriviamo allo stretching, che poi si è visto appunto anche da quella ricerca che vi ho detto prima all'inizio, quella dove mettevano in luce i tre tipi di allenamento, e che non era così efficace, anzi era molto meno efficace rispetto a altri sport, altri allenamenti. E quindi perché farlo? Nel senso, se non previene, perché previene poco. Una cosa importante, ecco, come vi ho detto nella fase di riscaldamento, alcune ricerche hanno evidenziato come, soprattutto nella forza, stimolare troppo i muscoli attraverso lo stretching rischia di far perdere potenza. E quindi, non so, anche noi, se noi facciamo tanto stretching prima della gara e dobbiamo fare una salita, ovviamente perdiamo un po' nella forza e quindi nella capacità di salire più velocemente, appunto di fare la salita. Quindi serve veramente questo benedetto stretching oppure possiamo dimenticarcelo? No, in realtà lo stretching, anche quello statico, ecco, ha comunque una funzione importante, e qua ci sono alcune ricerche che ho messo lì, ma sì, ce ne sono tante che mettono in luce questa cosa, e ci permette di mantenere una buona elasticità a livello delle articolazioni. E se manteniamo una buona elasticità a livello delle articolazioni, abbiamo anche maggiore elasticità a livello dei muscoli. E quindi, comunque, in ogni caso, integrare un po' di stretching all'interno della nostra routine di prevenzione, e dobbiamo per forza tenerlo, ok? E magari, ecco, non avrà, si è visto che non ha un'importanza così fondamentale come gli davamo al passato, quindi la prevenzione non passa solo dallo stretching, però non dimentichiamolo neanche, non passiamo da un estremo all'altro, che non è neanche giusto quello. Poi, vabbè, un altro elemento su cui noi possiamo lavorare è la postura. Qua l'immagine che a me piaceva, perché sulla destra abbiamo una persona abbastanza dritta, ok? Difficile è vederne dritte, nel mio studio non ne vedo praticamente mai, anzi non ne ho mai viste dritte, e anzi quelli più dritti avranno più male, quindi probabilmente un po' di adattamenti ne abbiamo bisogno. E però volevo mostrarvi, diciamo, anche la figura appunto sulla sinistra, e dove abbiamo una serie di compensi, e ad esempio nell'arto inferiore di sinistra suo, ok, e c'è una rotazione della gamba. Avendo una rotazione della gamba, possiamo pensare che nel tempo quel tipo di rotazione porterà a un certo tipo di sovraccarico. Ad esempio, mi viene così da pensare su quel ginocchio sinistro dello scheletro, e la parte esterna è sovraccaricata e
adesso ipoteticamente potremmo dire lì potrebbe esserci un po' di sofferenza da parte del menisco. Oppure i muscoli della caviglia, sempre del piede sinistro, che tengono, diciamo, la caviglia all'interno, sono tendenzialmente sovraccaricati e quindi potremmo pensare a un infortunio che coinvolge i tendini del muscolo interno della caviglia. Quindi sicuramente anche la postura ha un certo peso. Si è visto che non è, anche in questo caso, un elemento essenziale, però vedete che a livello biomeccanico, insomma, è così. Abbiamo un maggior carico su un lato, quel sovraccarico ci porterà nel tempo ad avere quei famosi traumi da sovraccarico che appunto compaiono così all'improvviso, ma in realtà non è all'improvviso, è che a lungo andare quel tipo di posizione sforza, mettiamo caso, il ginocchio e lo porta ad avere l'infortunio. Qui abbiamo appunto la possibilità di fare alcuni esercizi specifici posturali, ho messo alcuni esempi, si chiama metodo Mézier e lavora molto sull'allungamento dei muscoli posteriori, che sono quelli che tendenzialmente carichiamo di più, e ha una valenza appunto a livello posturale per portare, tra virgolette, la postura un po' più dritta. Ecco qua adesso vediamo se va il video e mi dite se si sente, anche perché è carino. Ecco, non so, voi avete mai visto Aldo Giovanni e Giacomo? Il video, poi vi spiegherò perché l'ho messo, ma a me piace un casino e appunto poi vi dirò il perché l'ho inserito così. E qua abbiamo Aldo che è quello al centro, che deve conquistare una donna, ecco. E quindi adesso vediamo quello che succede. Adesso io alzo, non so se serva qualcosa, ma poi Magari se ditemi. alzi un attimo il volume potrebbe essere meglio. Ok? Poi se non si sente ditemelo, ok? Cioè, se si sente male, allora lasciamo perdere, io faccio partire. Raccontare delle storie, sono accenti, ma che ne è? Poi una storia che puoi raccontare. Grazie, una storia che l'affascina sicuramente. Ho conquistato mia moglie con questa storia. Ma sai quella del leone e la gazzella? Allora, vai lì, la guardi negli occhi e gliela racconti. In Africa, ogni mattina, quando sorge il sole, una gazzella si sveglia. Sa che dovrà correre più del leone o rimarrà uccisa. In Africa, ogni mattina, quando sorge il sole, un leone si sveglia. Sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. In Africa, ogni mattina, non è importante che tu sia un leone o una gazzella, l'importante è che cominci a correre. Inizia a correre. Bellissima. Non è bellissima, la ricordi? Il leone, la gazzella. Questa è la seconda volta che ho visto. Ciao, la faccio. Prevedo una tragedia. Tutte le mattine, quando sorge il sole, una gazzella muore. Si sveglia, già morta, perché si vede che non stava molto bene il giorno prima. E allora, comunque, sempre in Africa, no? Tutte le mattine, quando sorge il sole, un leone, appena si sveglia, comincia a correre per evitare di fare la fine della gazzella che è morta il giorno prima. E poi correndo, vede che c'è la gazzella morta il giorno prima lì, e visto che dice, cosa corre a fare? Mi fermo e io dovevo andare a casa. Comunque, dove voglio arrivare? Non è importante che tu sei un crotalo o un pavone. L'importante è che se muori non lo dici più. Si è sentito qualcosa? Sì. Era Ok. un po' a scatti, ma si è sentito tutto. Mannaggia, mannaggia. A me piace troppo questo video perché quello di cui vi voglio un attimino parlare adesso, ma proprio rapidamente, è l'asse dello stress. E l'asse dello stress viene sempre tirato fuori quando si parla
di, cioè l'esempio classico dell'asse dello stress è la gazzella e il leone, nel senso l'asse dello stress si attiva sempre quando ci sono delle, sì, delle situazioni di attacco o fuga. Quindi appunto il leone attiva il suo asse dello stress per attaccare, la gazzella invece attiva il suo asse dello stress per scappare. E anche nel nostro corpo noi attiviamo l'asse dello stress. La cosa importante, diciamo, in questa attivazione è che però sia uno stress, diciamo, fisiologico. Quindi, non so, noi attiviamo l'asse dello stress, banalmente anche per delle emozioni, quindi quando siamo stressati attiviamo l'asse dello stress. E anche per altri elementi, quando noi, non so, abbiamo virus, batteri che ci attaccano, attiviamo l'asse dello stress perché dobbiamo comunque difenderci. Quindi tutte le situazioni in cui il corpo ha qualche tipo di, come dire, di situazione di pericolo, ecco, attiva l'asse dello stress. E l'asse dello stress è fisiologico se rimane attivato relativamente per tempi brevi, qualche giorno, magari anche qualche settimana, mesi anche, però non deve diventare troppo cronico. Perché? Perché l'asse dello stress cronico porta a delle problematiche. A qua adesso vi faccio vedere che l'alimentazione sregolata, ok? Quindi qua abbiamo un tizio che si strafoga di birra e mangia patatine, schifezze. Anche questo può essere un elemento stressante. Se mangiamo male, appunto il discorso dell'altra volta dell'alimentazione è ottimo, nel senso che se noi mangiamo male e continuiamo a mangiare male nel tempo, attiviamo continuamente l'asse dello stress, perché se mangiamo male si attivano delle infiammazioni a livello dell'intestino, dello stomaco, è un pericolo, si attiva l'asse dello stress. E quindi se mangiamo sempre male, continuiamo a riprodurre questo tipo di problema. Anche se dormiamo poco e continuiamo nel tempo a non riposarci a dovere, a non recuperare a dovere, è comunque un evento stressante e attiviamo l'asse dello stress. Appunto, abbiamo detto le emozioni, anche in questo caso è banale, insomma, ma attiviamo l'asse dello stress. La cosa però che a me interessa dire, perché è importante l'asse dello stress, è che se noi continuiamo a attivare l'asse dello stress in maniera ripetuta e non fisiologica, irrigidiamo questa cosa che è la fascia. La fascia è un elemento anatomico che qua vedete, praticamente è quello segnato in bianco, in filetti bianchi, ok? Quindi vedete come nel muscolo, ad esempio, avvolge veramente l'ultima cellula, ok? L'ultimo fascicolo muscolare. E quindi è un elemento molto presente sia nel muscolo, ma anche all'interno del nostro organismo, quindi anche a livello dei nervi, delle arterie, degli organi. Qui ho l'esempio del muscolo che ci calza a pennello, nel senso che se attiviamo troppo tempo e in troppa continuità l'asse dello stress, irrigidiamo questo elemento anatomico che è la fascia, ma allo stesso tempo irrigidiamo il corpo e come prevenzione degli infortuni vediamo come rischiamo di più se mangiamo male, se dormiamo poco, se siamo stressati e non riusciamo a, come dire, a rilassarci. Quindi mi raccomando, vedete, ecco, soprattutto qui come c'è la multifattorialità. Dobbiamo sempre prevenire gli infortuni sia a un livello biomeccanico, come abbiamo visto appunto con gli esercizi, con la postura, col riscaldamento, però alla fine subentrano veramente all'interno della prevenzione tantissimi elementi che non riguardano solo l'aspetto biomeccanico, ma l'aspetto alimentare, l'aspetto nervoso, che assolutamente dobbiamo tenere in considerazione per tenerci sani. E quindi, diciamo, riassumendo,
brevissimamente quello che, a cui dobbiamo fare attenzione. Sicuramente dobbiamo rinforzare, elasticizzare, rendere più propriocettiva le due aree che vengono, come dire, che rischiano di più nel nostro sport, quindi caviglia e ginocchio. Poi ovviamente dovremo lavorare anche sul resto, per il discorso dell'equilibrio che vi ho detto prima, però comunque prestare un'attenzione in più. Avere delle buone attrezzature, e qui ovviamente le scarpe, e la variazione del tipo di terreno. Abbiamo visto che può essere la variazione appunto dell'appoggio, del tipo di, come dire, sconnessità a livello del terreno, comunque ci può aiutare a caricare in maniera diversa e quindi a stimolare in maniera diversa i nostri muscoli, i nostri legamenti, le nostre articolazioni. Attenzione ai carichi di lavoro, che abbiamo visto condizionano soprattutto gli infortuni da sovraccarico, e quindi mi raccomando, attenzione anche alla gradualità, non facciamo troppo, cerchiamo di crescere in maniera progressiva senza voler strafare, perché altrimenti dopo lo paghiamo. L'importanza del riscaldamento, quindi veramente prendetevi prima della gara sempre almeno 15 minuti, sì direi 15 minuti, per riscaldarvi bene, con quelle cose, la mobilità articolare, l'attivazione e magari un po' di stretching dinamico per prepararci bene alla gara o all'allenamento. Altra cosa fondamentale, inserire degli esercizi di prevenzione nella programmazione dei nostri allenamenti. E appunto avete visto come la prevenzione passa attraverso alcuni tipi di esercizi, da quella ricerca, la rinforzo muscolare e la propriocettiva fondamentali. Non possiamo dimenticare lo stretching, perché ci aiuta a tenere mobile le articolazioni e di conseguenza comunque anche i muscoli. E alcuni esercizi posturali, che anche quelli possono aiutarci per stare bene. Quindi assolutamente dobbiamo vedere magari quella seduta di allenamento, di potenziamento, di propriocettiva come basilare per la prevenzione. E poi l'altra cosa, ascoltare il proprio corpo. Se quella giornata o è da un po' di tempo che ci sentiamo stanchi e facciamo fatica a fare gli allenamenti, non dobbiamo focalizzarci troppo sul voler fare, perché magari abbiamo attivato in maniera eccessiva l'asse dello stress e siamo arrivati a un sovraccarico. Quindi cerchiamo proprio di ascoltarci e di anche, ad esempio, mangiare bene e un'altra cosa, dormire bene, ecco, non fare le ore piccole tutte le sere. Perché se ci manteniamo in forma fin da giovani, e voi lo siete, e si potrà poi gareggiare veramente per tanti anni. E qui direi che vi ringrazio per avermi ascoltato, spero di non essere stato noioso e quindi grazie. No, siamo noi che ti ringraziamo, Lorenzino. Grazie. Per la presentazione. Io magari passerei a sentire se c'è qualche domanda da parte dei ragazzi. Sì, aspetta che io tolgo la condivisione. Togli pure, esatto. Se magari c'è il Pietro che ci anticipa come sono andati i mondiali. Arrivo subito, un secondo, scusate. Allora, solo maschile o anche femminile? Entrambi. Entrambi, ok. Si va. Allora, maschile prima. Vince la Svezia più 51 secondi sulla Norvegia, terza Svizzera, quarta Finlandia, quinta Repubblica Ceca, sesto l'Ucraina. Complimenti ai nostri amici ucraini. E vabbè, oltre il sesto guardiamo l'Italia, 18esima a più 24 minuti, quindi 8 a testa. Vediamo le donne. Allora, prima Svezia, seconda Svizzera, terza Norvegia, quarta non si dice, però sarebbe la Russia, quinta Repubblica Ceca, sesta Polonia, e l'Italia è
diciottesima, anche delle donne, giusto? Degli uomini, a più 32 minuti. Ok, finiti i risultati. No, una domanda. Ma il nostro Luca invece si sta riprendendo dagli infortuni qua, visto che si parla. Luca, tu devi fare delle domande. Noi vogliamo sapere quando ritorna alle gare? No, adesso dai, abbastanza bene. Ho avuto una storia della caviglia adesso mezzo, e più che altro ci ho messo tanto di più rispetto alle altre distorsioni di caviglia, cioè ci ho messo anche 6-7 settimane, cioè seguite la fisioterapista. E sì, più che altro la caviglia è molto debole, perché nell'ultimo anno ne ho prese diverse. E quindi, vabbè, cioè, faccio molti esercizi tipo con l'elastico, con la tavoletta per la percezione. E però, cioè, sì, più di così non saprei. Quindi ho sempre un po' di timore quando vado nel bosco. Beh, direi che allora in questo caso, non so, il tape comunque lo usi. Sì. Il tape comunque in questo caso ci sta. Poi se sei seguito da un fisio direi che stai già facendo tanto. E l'unica cosa che mi verrebbe da dire è provare magari a lavorare un po' di più su altri esercizi. Ecco, ad esempio tu te ne ho fatti vedere alcune possibilità, magari parlandone anche con col fisio, e vedere, insomma, quando si inizia ad avere distorsioni, per carità, ovviamente si indebolisce la caviglia, si indebolisce i legamenti, però è vero che comunque le possibilità per recuperare ci sono, magari è un periodo un po' più sfigato questo, ecco, purtroppo. Sì. E poi forse, come diceva Luca, subentra anche l'aspetto psicologico, che poi hai anche un po' di paura e quindi hai anche un po' più di prudenza quando esci nuovamente. Sì. Damiano invece si è ripreso dallo stress eccessivo. Già stressati sono, non è possibile. Siamo tutti distrutti qua di caviglie. Oh signore, ma se avete anche l'età, come dire, una buona età, io capisco, capisco io che insomma siamo vecchiotti, però no dai, scherzo, alla fine purtroppo gli infortuni possono capitare sempre. Ecco, la cosa importante è curarli bene, perché poi è vero, se no ce li si può portare dietro per del tempo. E quindi piuttosto perdere un po' di, tra virgolette, utilizzare un po' più di tempo dopo il trauma per recuperare bene e aspettare un po' di più piuttosto di rientrare alla gara, e però ecco, guarire bene, perché appunto purtroppo la distorsione di caviglia è abbastanza una rottura di scatole e si può portare avanti per diverso tempo, quindi andare con cautela va bene, però è anche giusto, insomma. C'è quello che Damiano ci scriveva in chat, proprio che sta riprendendosi anche lui dopo gli ultimi problemini che ha avuto. Poi vedo che c'è anche Thomas Nardon, che invece è nuovo qui dell'Orienteering, e magari, ecco, magari quando sei nuovo invece c'è tutto il problema di questo, magari il bosco che è molto sconnesso, che non hai l'abitudine forse a quel genere di movimento, quindi i primi anni secondo me è anche facile incorrere in infortuni, magari alla caviglia, una storta o cose del genere, che poi magari... Sì, non sei allenato. Sì, esatto, sicuro sì. Non sei allenato su quel movimento specifico, insomma. Certo. Non so, c'è qualcuno che... Io avrei una domanda. Vai. Se hai qualche consiglio sull'applicazione del tape, perché a me, cioè, o proprio vado giù con quello spessissimo che non andrebbe neanche sulla pelle, ne metto su un sacco e ce l'ho proprio bloccata, e ok, però se no mettendolo normalmente, cioè,
mi prendo l'istruzione anche col take. Cioè, penso che bello metterlo. Non so, no, perché... io di solito la cosa che utilizzo, cioè che faccio, della verità, per fortuna io per il momento, ma sicuramente la prossima gara mi scaviglio io. Io di solito non lo utilizzo e mi è sempre andata bene, però la cosa che di solito io faccio per farmi il tape, utilizzo, non so se tu fai, se fai quello, però una striscia a livello del, una base, ecco, adesso non so se riesco a farti vedere così, una base a livello, ok, del, sotto, a livello del supramaleolare, ok? Poi faccio due strisce che passano sotto e fanno il giro e vanno sopra il malleolo, ok? Ok. Poi di solito si può pensare di fare anche una striscia che passa da dietro ad avanti, quindi che prende il tendine d'Achille e poi lo fai passare davanti, ok? Alla base della, diciamo, sul dorso della caviglia. E l'altra parte fondamentale è il giro a 8, quindi passi da un lato, attraversi la caviglia sopra, passi sotto e giri dall'altra. Adesso devo spiegartelo, non è comodissimo, però le tre, come dire, strisce più importanti sono queste, quindi una per la lateralità, uno per avanti e indietro e uno per il, per, come dire, il basculamento, ok? Sì, sì. Sì, cioè quelle laterali e quelle incrociate, insomma, quindi sono così, ecco, le facevo già. Ecco, quelle sono quelle fondamentali. Diciamo che quella, diciamo, che passa sul tendine d'Achille non è così essenziale, ecco, però magari dopo, se ci vediamo, possiamo anche provare a farla, diciamo, a metterla, però se prendi scavigliate con il tape, magari prova ad allenarti prima un po' di più. Più un po' anche senza, in realtà. Cioè, tipo, non l'ho mai messo, l'ho messo una volta per sicurezza e mi sono scavigliato quella volta là. Poi la volta dopo l'ho rimesso e mi sono scavigliato di nuovo. E che allora, cavolo! Guarda, è il tape proprio, porta sfiga. Oh, cioè, no, ho provato a prendere uno migliore, adesso non so. Magari no, era... guarda, adesso la marca, non ti saprei dire se c'è una... I tape di solito sono quelli bianchi, insomma, hanno una certa resistenza e vengono fatti in una certa maniera, quindi non mi verrebbe da dirti che c'è una marca specifica, ecco. E, no, e ti sei preso una scavigliata col tape, devo dire che l'hai presa notevole. Poi, per carità, se avevi il tape e hai preso la scavigliata, comunque in teoria l'hai presa sempre meno. Sì. Perché comunque il tape, quello ti aiuta. Buono, vedo che mi sa che Damiano invece ha problemi di audio, quindi ci ha parlato in chat. Sta Deborah, la Deborah di solito è sana. Faccio anche un'altra domanda. Ma vai, Luz. È possibile, cioè, con l'allenamento o magari anche una questione genetica, che tipo, magari vedendo, non so, anche tipo ai mondiali, così, che magari passano dei punti in cui non sai neanche dove appoggi i piedi, però magari c'è gente che non ha mai preso una storica, cioè quella è una questione genetica o c'è sotto un gran lavoro, insomma. No, nel senso che sì, è vero, ci può essere anche, appunto, per la multifattorialità degli infortuni, ci può essere anche l'aspetto genetico, quello c'è. E poi prendono infortuni anche i grandi atleti, insomma, ecco. Quindi da quel punto di vista lì, purtroppo l'infortunio colpisce tutti. Però è vero che comunque quello che noi possiamo fare, ci sono, come ti ho detto prima, dei fattori di rischio che sono non modificabili, e tra questo c'è anche la genetica. E questo può essere un elemento, perché c'è chi è molto lasso di legamenti e quindi è più facilitato nel scavigliarsi. Però non per questo non bisogna dimenticarsi di quelli che noi possiamo utilizzare per cercare di star bene. E quindi
fregarsene, tra virgolette, di quelli non modificabili, tanto non sapremo mai se siamo geneticamente predisposti o meno, ok? E cercare di fare in modo comunque di mettere in campo alcune possibilità che abbiamo con gli esercizi per prevenire, ecco. Poi purtroppo sì, c'è chi è più fortunato e chi meno. Ok.